Buonasera. Piacere di conoscerti. Mi chiamo Sottocolle. È la prima volta che frequentate una locanda, signor Sottocolle? No, piuttosto è la prima volta che frequento questa locanda. Ah, capisco. Bene, se avete intenzione di restare qui, farete meglio ad andare dal proprietario per registrarvi. Se aspetterete troppo, dormirete nelle stalle. Giusto. Grazie per il consiglio. Salve, potremmo... Un attimo soltanto, per favore. Nob, dove sei? Ci sono clienti, sbrigati! Allora, buonasera, piccolo signore. Omorzo Cactaceo al vostro servizio. In cosa posso esservi utile? Una stanza per quattro, per favore. Avete l'accento della contea. Di questi tempi è raro che gente come voi venga da queste parti. Contea. Cosa mi ha fatto ricordare? Posso chiedere il vostro nome? Signor Sottocolle. Non so più che pesci pigliare con tutti questi viaggiatori stanotte. C'è una tale folla qui che non si vedeva da molti anni. Fortunatamente siete hobbit. Le uniche stanze rimaste sono quelle per voi. Ecco la vostra chiave. Nob! Nob, infingardo trottapiano, dove sei? Qui, signore, sono qui. Dov'è Bob? Trovalo, mammaluco. Ci sono dei pony da mettere subito nella stalla. Vado subito, signore. Perdonatemi, c'è un gruppo di nani da sistemare e tutti questi stranieri del sud che vengono da Verde Cammino. Sono tempi indaffarati. La festa più bella mai vista. Solo un mago avrebbe potuto creare fuochi d'artificio come quelli. Il vecchio Bilbo iniziò un lungo e noioso discorso, ma aveva un asso nella manica o nella tasca. Signor Sottocolle, io fermerei il vostro amico se fossi in voi. E allora Bilbo disse ai 144 hobbit presenti alla festa: siete davvero un sacco! Si offesero tutti a tal punto che non videro che infilavo una mano in tasca. Fai qualcosa, in fretta. Gente di Brea, grazie per la deliziosa accoglienza. Cantiamo assieme! Fermi, fermi! Adesso arriva il bello! Perfetto. Una canzone. C'è una locanda, allegra locanda, sotto un vecchio colle grigio, ove la birra è così scura che anche l'uomo della luna è sceso un giorno a berne un sorso. Dov'è finito? Stregoneria! Ma... trucchi da prestigiatore. Un trucco niente male. Le vostre azioni sono state peggiori di qualunque parola il vostro amico avrebbe potuto dire. È stato un incidente. Devo parlarvi in un luogo più tranquillo. Ehi, chi siete e cosa volete? Mi chiamo Gran Passo. Se ciò che dirò vi sarà utile, voglio che mi portiate con voi. Non posso accettare senza saperne di più sul vostro conto. Eccellente. Pare stiate ritrovando un po' del vostro buonsenso dopo l'incidente. Vi chiedo perdono, ho bisogno di parlare. Tutti vogliono parlare con noi. Ah, mi è tornato in mente ciò che avevo dimenticato. Cosa? Riguardava un hobbit della contea di nome Baggins, ma chiamato Sottocolle. Chi ve l'ha detto? Gandalf, il mago. Mi aveva chiesto di recapitarvi questa lettera nella contea, ma me ne sono scordato. Credo mi trasformerà in un pezzo di legno. Caro Frodo, cattive notizie. Devi partire per Gran Burrone entro la fine di luglio. Non aspettare il tuo compleanno. Tornerò appena mi sarà possibile e se sarai già partito, ti seguirò. Puoi fidarti del ramingo che si chiama Gran Passo, ma assicurati che si tratti di quello vero. Il suo vero nome è... Sono Aragorn, figlio di Arathorn. Vi aiuterò anche a costo della vita. Pensavo vi avrei convinti senza bisogno di prove, ma il mio aspetto non ispira fiducia. Ti credevo. Almeno volevo farlo. Le spie del nemico hanno bell'aspetto e anima malvagia. Tu invece sei di anima buona. Ma di aspetto malvagio? Fermi! Dov'è Merry? Non è ancora tornato dalla sua passeggiata. Restate qui, lo troverò.
Cosa cerchi, Manolesta? Niente che ti riguardi, ladro di cavalli. Cosa? Tu chiameresti me ladro di cavalli? L'ho appena fatto. Ora sparisci. Hai piccato il naso nel posto sbagliato. Ti ho visto parlare ai topi della contea. Puoi prenderti tutta la taglia su Beckins, ma non l'avrai. Eccoti, Merry. Chi siete? Mi chiamano Gran Passo. Sono un amico di Gandalf. Molto bene, amico. Cosa facciamo ora? Torniamo alla locanda dei tuoi amici. Diremo a Cartaceo di alloggiarvi nelle mie stanze. E voi? Mi occuperò di depistare i nemici. Prego. Vado a cercare alcuni oggetti che serviranno per costruire dei fantocci a forma di hobbit. Lo vedrai più tardi. Ora sbrigati. Devi venire con me. Ti riporterò al sicuro alla locanda. Lo apprezzo molto. Improvvisamente queste strade sono diventate molto poco amichevoli. Andiamo! Ci renderanno i fantocci più verosimili. Parla, topo di fogna! Parla o ti farò squittire! Non conosco alcun Baggins, lo giuro! Il topastro sta per mettere il suo piede peloso in una trappola. Parole coraggiose per uno schifoso figlio di orchetti di Mordor. Ah, farò squittire anche te, vagabondo! Thank you.
vedrete in pace. Queste meloni sono perfette per le teste degli orsi.